denunciato. Cambiamo argomento. Gli impianti di Era Ambiente a Voltana nel Ravennate proseguono in direzione dello sviluppo della green economy e sono in grado di trattare 150.000 tonnellate all'anno di rifiuti differenziati e produrre da fonti rinnovabili 7,5 milioni di kilowattora di energia elettrica. In servizio. Il materiale che vedete alle mie spalle è ricavato dai nostri rifiuti domestici e anche dai nostri giardini. Una volta lavorato qui allo stabilimento di Voltana produce energia ma anche compostaggio per le nostre piante. Comparto di Voltana sempre più green e sempre più al servizio dell'ambiente. Quali sono le novità e quali gli investimenti? Le novità sono che nel corso di questi anni, anche grazie a un rapporto positivo con il territorio, con le consulte di decentramento e con, soprattutto con l'amministrazione comunale di Lugo, abbiamo riconvertito questo sito da un sito principalmente conosciuto e destinato a trattare i rifiuti per smaltire in discarica a un sito dove sono presenti degli impianti per recuperare i rifiuti. Ovvero abbiamo ristrutturato, modernizzato la piattaforma di selezione dei rifiuti che provengono dalla raccolta differenziata, come carta, cartone, plastica in particolare, ma anche vetro e metalli. L'abbiamo ristrutturata e modernizzata inserendo i lettori ottici che consentono di migliorare sia in termini quantitativi che qualitativi l'avvio riciclo di questi rifiuti. Pensate che attraverso i lettori ottici la plastica possiamo lavorarla in termini quantitativi per 5-6 ore, 5-6 tonnellate all'ora e la carta per 10-12 tonnellate all'ora. E abbiamo ristrutturato l'impianto di compostaggio già esistente integrandolo con il processo di digestione anaerobica, un processo che ci consente di estrarre dai rifiuti organici, quelli che noi scartiamo nelle nostre abitazioni, in particolare scarti alimentari, ci consente di estrarre il biogas che poi viene valorizzato producendo energia elettrica che è in questo caso energia elettrica tutta rinnovabile.